C'è un messaggio qua. Che dice? Aspetta. Aspetta. Ma che cavolo? Cos'è successo? Non so, quando aspettarmi gli scherzi, mi sto mettendo ansia. Mi stai rubando la legna? Cioè? Io sono... Scusa, girati. Perché sto sparendo tutto quello qua che metto? E io sono Steph e quest'oggi giocheremo a League of Legends. Non è vero. Pesce d'aprile. Dopo questo divertentissimo pesce d'aprile siamo su Minecraft, ovviamente. Questa volta siamo sul primo episodio della parte survival della serie. Eccoci qua, Fereniki con tutta la sua armatura, io nudo, però... Esatto, vorrei sottolineare quanto sono figa di nuovo. I vichinghi sono sempre nudi. In ogni caso, partiamo subito perché non voglio che diventi subito notte. Non abbiamo neanche un rifugio, quindi vorrei partire abbastanza in fretta. Io direi, controlliamo le due ceste al volo che magari ha lasciato qualche altro messaggio. Dopodiché partiamo a fare le prime cosette. C'è qualcosa lì? No, qua non c'è nulla. Controllo lì? Controllo io? Vai, vai, vai. C'è un messaggio qua. Che dice? Aspetta. Aspetta. Ma che cavolo? Cos'è successo? Cioè, ci ha fatto lo scherzo stavolta? Ci ha fatto... Cioè, praticamente l'altra volta non fa lo scherzo e lo fa questa volta. Ma siamo seri? Prova a leggere cosa dice. Non ci credo. Cioè, sei stato tu? Sì. Cioè, mi hai scritto anche... Smettila! Il bye Steph, capito? È l'affronto più brutto che mi potessi fare. Devo lasciare la firma nei capolavori, scusami, Dai, hai distrutto tutto! Hai fatto un buco gigante! Fai finta di nulla, torna su, ringrazia che non sei morta. Per fortuna ti sei allontanata un po', altrimenti... Ho il presentimento che sei finita in mille pezzi e la tua armatura... Guarda, io sono piena di materiali dalla scorsa sfida, quindi sarebbe stato un po' un disastro farmi morire. Essere scesa, li avrei rubati e me ne sarei andato. Ma non ci provare neanche. Con quello shield. Ecco qua che cade da sola. Mi fa cadere. Vabbè dai, non è perfetto, lasciamo un bucherellino. Non ho più blocchi di terra, quindi per ora resterà così. Magari ci facciamo un rifugio sotto, guarda. Potrebbe essere un'idea carina farlo così sottoterra, dato che già hai fatto un buco. Comunque, sì? Io per questo episodio survival vorrei fare due cose. Ok. Uno, costruire l'armatura di pelle anche a te. Okay, perché può grazie. Servire per la prossima sfida. Esatto. E ripeto, non voglio essere svantaggiata per colpa tua. Colpa tua. E secondo, come hai detto tu, ci faremo un piccolo rifugio per iniziare a ripararci per le prossime notti. Ok, io voglio fare una terza cosa al volo. Non so se ormai è ancora fattibile, ma okay. Voglio andare a vedere se c'è la roba che ho perso quando sono morto. Perché non ci abbiamo neanche provato. Era questo il posto? Sì, era questo, me lo okay. ricordo. Non c'è nulla. Non so se dopo che passa... Che rumore era? Io? Boh. I miei passi? Non lo so. Non lo so, ho sentito un rumore stranissimo. No, fino a qua non ci siamo arrivati. Quindi... No, guarda, sei morto qua, me lo ricordo. Sei vero? Morto in questa zona qua. Oh, ma c'è un rumore strano. Ma tipo? Tipo... Credo sia tipo una witch... Oh, l'ho sentito anch'io! Credo sia una witch nascosta da qualche parte. Ma dove? Allora, facciamo che ce ne andiamo, va? Ok, andiamo via. È un po' via. Inquietante questo posto. Direi. Visto che siamo qua e non so se farà notte mentre farmiamo legna, bisogna togliere gli alberi in zona. Tipo questo qua è molto importante da togliere perché più c'è ombra più mob spawnano. Quindi bisogna tagliare un po' tutti gli alberi. Io tolgo inizio, questo dai, qua. Vai, inizio, vai, vai. Inizio. Non so cosa tutto ci serve. Di sicuro dobbiamo trovare delle mucche e delle pecore perché i letti ci fanno comodo. Sì, 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 anche i letti dobbiamo fare perché così almeno spawniamo sempre nello stesso punto. Non so, quando aspettarmi gli scherzi, mi sto mettendo ansia. Ma che è? Cosa è successo? Mi è caduto un incudine in testa, ne sai qualcosa? Stai scherzando? Cosa ci faceva un incudine sull'albero? Me lo chiedo anch'io che cosa...
Qualche birbantello ha fatto uno scherzetto del genere? Un birbantello di nome Steph di nuovo? No, no, di sicuro sarà qualcun altro, magari mi una pecorella. Mi sta iniziando a venire l'ansia, non so mai quando aspettarmi gli scherzi. Io odio gli scherzi e non so più che cosa fare. Oh, è cascato anche un alberello, va bene. Stai attenta, da lì in poi ogni minima cosa è un pericolo. Ma la posso distruggere? Me la tengo? Ce la mettiamo nella nostra casetta? C'è qualcosa dietro? Oh, aiuto! Aiuto! Aspetta, devo provare il nuovo tipo di combat. Ok. Perché ci hanno detto che non serve. Ecco, vedi. Sì, molto più danno. Ci hanno detto praticamente che abbiamo sbagliato a spammare i colpi così, come si faceva nelle vecchie versioni. Invece bisogna fare dei colpi più lenti che infatti one shotano, hai visto? È una figata sto combat, lo preferisco. Meno male che ce l'hanno consigliato. Hai ancora il piccone in ferro? Sì. Ok, sì, prendi questo blocco. No, prendilo tu. Prendi questo blocco di ferro. Ce ne serve soltanto un altro. Se riusciamo a non andare in profondità, sarei felice. Ma no, qua non ce n'è altro. Che palle. Ok, allora metti il ferro nella fornace. Così iniziamo a farlo fondere e ci creiamo le cesoie. Poi andiamo a caccia di pecore e di mucche. E direi che puoi anche depositare un po' di roba nelle ceste perché... Serve anche il carbone, vero? Sì? Sì, metti il carbone sotto e lascialo così. Deposita un po' di roba nelle ceste che se moriamo almeno siamo sicuri. Ho paura di aprire le ceste, aspetta. Mi sto guardando intorno. Scusa, l'hai aperta anche prima, sarebbe esplosa prima. Non si sa mai, si sa mai. Allora, io direi di depositare la legna. Ok. Le piume, un po' tutte quelle cose che ci possono servire per dopo, ma che ora non mi servono a nulla. Ok. Mi stai rubando la legna? Cioè? Io sono... Scusa, girati. Perché sto sparendo tutto io quello qua. Che metto? Cosa stai perché dicendo? Perché sto sparendo tutto quello che metto? Stai lagando? Dai, cosa stai combinando? Dove sono finiti i miei materiali? Guarda dove sono io, come potrei rubartela? Spiegami. Dove sono finiti i miei materiali? Forse è colpa di Steph il birichino. Io non ci credo. Smetto di torturarti, guarda. Clicca tasto destro su quella cosa. Eccoli. Sei disgraziatissimo. Mi stavo spaventando adesso. No, cavolo, tutta la legna che ho preso e tutte le cose che abbiamo raccolto è sparito tutto. I fantasmi che rubano. Adesso dove metto le cose? Basta che rompi quello. Aspetta. Fai tu? E non so se posso... Sì, ok. Ti okay. Sei davvero ingegnato per questi scherzi. Vero? Guarda, lo ammetto. Ti sei davvero tu avevi ingegnato. Paura di esplodere e invece ti rubava i materiali. Mettiamo anche i vecchi libri per ricordo, dai, li teniamo tutti. Li vuoi conservare tutti? Sì, perché poi, capito, alla fine li facciamo la biblioteca. Esatto, faremo la biblioteca in casa in cui mettiamo tutti i libri che... Sia lasci tu, sia lascia Mr. Who. Vedi, mi piace. E anche il suo cartello, guarda, tutto lasciamo, tutto. Mettiamo anche le torce. Okay, aspetta che io tappo qua, che non mi piace questo buco. Ok, c'è la prima povera pocherella. Pecorella. Oh mio Dio! Le ho tagliato la lana, adesso la devi... Io non l'avevo mai vista le pecore quando gli togli la lana. Ora la devi pure uccidere. Perché ci serve pure carne, non ci serve solo la lana. Dai. La pelle ce la danno anche queste, ce la danno solo le mucche. No, loro ci danno la lana per il letto. Però poi ci danno anche carne perché io ho fame. Tu hai fame, mi dispiace. Esatto, pecorella. Grazie, mi dispiace. Purtroppo è la legge del più forte. Ma che legge del più forte? Che l'abbiamo pure sfogliata prima di ammazzarla, poverina. Faceva troppo ridere senza peli. Ok, vieni qua. Era bellissima. Qui ci sono sia dei polletti, sia delle mucche e sia delle pecore. Siamo nel posto giusto. Ok, allora, abbiamo la casettina. Dobbiamo sistemare un po' di cose. La casettina, abbiamo un buco che hai fatto tu con il tuo scherzo. Non dimentichiamocelo. Una bellissima casettina. Ti ricordi come si fanno le scale? Secondo me erano bastoncini così e poi questo qua. E per le scale forse sai che si fa direttamente solo con bastoncini? Immaginavo sinceramente, ci stavo iniziando a pensare. Tipo una roba, ok, perfetto. Ne allora, faccio 6 che dovrebbero bastare. Trasformo la legna così. Devi farmi la scaletta per uscire perché voglio iniziare a fare il tetto. Ok, dove la vuoi? In un punto carino, scegli tu. Poi ti lamenti che la scelgo male. Dai, muoviti. E adesso quello che io lascio vuoto tu lo riempi col vetro. Secondo me è perfetto così, guarda. Ok, sì, mi piace. Guarda che carino. Aspetta che provo a mettere la trapdoor qua.
Non al contrario. Perché sono scarso a metterle. Al contrario. Che bello però sto vetro. Guarda che è stata un'idea geniale. Guarda, vedi tutto il cielo. È una figata. Le stelle, la luna. Mettiamo anche un po' di torce. Le sto mettendo sì, a casaccio, però, poi allora, vedi tu come metterle. Allora passami un attimino le trapdoor. Dai, ci provo io. Ma cosa vuoi fare? Non... dai, non possiamo rimanere così. Dobbiamo almeno chiuderla. Secondo me... aspetta, forse ce l'ho. Ok. Funziona? Funziona? Sì, 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 sì. Perfetto. Vai, scendi. Non riesco a scendere mai le scale, ecco qua. Ok, abbiamo il nostro primo rifugio. Abbiamo il nostro primo rifugio. Qua ci saranno poi le fornaci. Vedi qua, ho lasciato il posto. Eh sì, in effetti ci siamo dimenticate di recuperarle. E qua invece potremmo mettere delle bellissime chest. Per essere un rifugio iniziale è uscito carino. Ok, manca soltanto il letto. Quindi non so tu, ma io me lo faccio al volo. Come si fa il letto? Non mi ricordo. Vediamo se ci arrivi. Ho la lana. Pensa, il letto, che cosa ha sotto un letto? Il nulla, non lo so. Aspetta. Cos'ha sotto? La legna? Esatto. Però e poi fa schifo. Quanto è alto un letto? Più piccolo? No. Aspetta. Ok. Ecco qua il letto. Ce l'abbiamo fatta. Allora, come posizioniamo i letti? Vediamo. Che posto carino può essere per il letto? Secondo me qua. Questi, sì. Così. Uno. Ok, abbiamo fatto anche i letti. Devo dire che è bellino. Abbiamo anche rispettato Mr. Wu, perché nel posto in cui è esploso tutto ci siamo fatti la base. Io spero che la apprezzi. Secondo me non troveremo più la base nel prossimo episodio. Molto probabile. Comunque dai, come primo rifugio è carino. Sono soddisfatta. Hai messo le torce un po' storte. Scusa, lo sai che mi infastidiscono le cose. Tu mi infastidisci toccando le mie cose. Vedi, anche questo l'hai messo a storte. Rispetta le mie torce. No, è molto carino, dai, sinceramente di solito facciamo schifo a fare i rifugi, quindi ci escono cose bruttissime. Invece come questo era difficile rifugio, sbagliarlo. Come primo rifugio invece è carino, l'idea del tetto così, guarda, si vede anche la luna se vieni da questa parte, dalla mia parte, guarda. Che bella! Si vede anche la luna. Sono soddisfatta, dai, almeno così siamo tranquilli per la notte. Il problema è che tu non hai l'armatura in pelle. Per la prossima sfida sarà dura doverla superare. Speriamo che sia più facile del previsto. In ogni caso mi sono divertito davvero tanto a farti gli scherzetti. Credo che diventerà una cosa di tutte le settimane nella survival, lo sai? Te lo dico già, giusto per prepararti un po'. Vuoi continuare a farmi gli scherzi? Sì, mi sono divertito a farteli. Fai delle belle facce quando te li faccio, quindi... continuerò, io ti voglio avvertire perché sono un gentiluomo. Va bene. Bene ragazzi, il video finisce così, se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.